Si è appena conclusa la prima prova d'esame qui al liceo Peano Rosa. Che prova hai fatto? Ho fatto la prova di italiano, la B, in cui mi chiedeva di parlare della nazione e di Mazzini, di Cavour, dell'Italia comunque. Ti aspettavi questo tipo di traccia? Sì, sì, me lo aspettavo decisamente. Quindi sei andata dritta a questo tipo di scelta? Io no, dritta no, perché ce n'erano 7 e tutte abbastanza belle, però sì, ho scelto questa perché mi è piaciuta. E ho parlato dell'Italia e di come la vedo io. Come è andata poi la prima prova? Al di là dell'elaborato, tensioni, come è stata gestita questa giornata? In realtà erano tutti molto bravi, ci hanno messo una tranquillità. E a parte il caldo, comunque ci siamo trovati bene a svolgere la prova e niente. Ora già ci si concentra a quella di domani? Sì, ecco, infatti devo andare a casa a studiare per quella di domani. Siamo con altri 3 studenti del Peano Rosa che hanno appena concluso la prima prova. Com'è andata? Possiamo dire che è andata bene, però devo dire che chi ha fatto l'esame dovrebbe un po' aggiornarsi, perché comunque sono usciti argomenti abbastanza vecchi, non attuali. Parlo del tema di attualità io. E abbiamo trovato Piero Angela, un argomento di storia e poi WhatsApp, che ormai devo dire che è passato di moda, che è un testo ovviamente scritto nel 2018, quello là dell'esame. Potevano aggiornarsi. Su tutti i siti, su tutte le piattaforme digitali dicevano che uscivano diversi argomenti tipo guerra in Ucraina, morte della regina Elisabetta, la situazione in Qatar 2022 per i mondiali. Ci aspettavamo tracce un po' più contemporanee, ma in realtà non abbiamo trovato questo. Com'è andata invece la tua prova? Allora, penso bene, come diceva il mio compagno di classe, testi diciamo un po' datati, e soprattutto per quanto riguarda la prima traccia sugli autori, erano autori che purtroppo non sono compresi nel nostro programma, sono programmi di quarto, come per il tema di storia che è sempre un programma di quarto, e le tracce diciamo che non permettevano di spazzare più di tanto, perché come diceva Paolo, il tema di WhatsApp non era proprio legato sulla tecnologia, ma più che altro sull'attesa e sul vivere una vita molto frettolosa, quindi diciamo un po' così abbiamo scritto, vediamo come va. In attesa poi di conoscere i risultati, ti aspettavi questo tipo di tracce? Eravate preparati? Ci sono state sorprese? Allora, diciamo che è stato tutto un po' una sorpresa, perché anche comunque magari sui vari social si puntava ad altro e sicuramente anche a qualcosa di un po' più attuale, quale magari il tema del femminicidio, che sicuramente sarebbe stato anche molto più interessante da trattare per far prevalere la nostra idea comunque. Quindi diciamo che è stato tutto molto una sorpresa, non ci aspettavamo assolutamente, nessuno ci aveva detto che poteva uscire Quasimodo, che comunque è un autore che raramente si fa le superiori per finire in tempo il programma, quindi è stata tutta una sorpresa e purtroppo abbiamo fatto quello che si poteva fare. Si è da poco conclusa la prima prova d'esame, la prova di italiano, così come comunemente viene detta. Siamo con 2 studenti del Peano Rosa a Nereto. Innanzitutto, com'è andata? Io penso sia andata bene, diciamo, le ore a disposizione erano molte, le tematiche erano tutte quante fattibili e penso sia andata bene. Tu cosa ci dici? Molto bene, molto bene. Sono molto sicuro, sì. È andata bene. L'ansia in questi momenti come la si gestisce? Si fa sentire, però cerchiamo sempre di stare più tranquilli e controllare le emozioni. Parliamo di tracce, ne erano 3, quale hai fatto? Allora, le tracce erano, se non ricordo male, c'era la 1, la 2, B1, B2, poi c'era il C1 e il C2. C'era pure chi si aspettava di più, ma è arrivata fino alla C2. Io ho scelto la C2, che era su tematica di attualità e affrontava appunto la tematica dell'attesa nell'era moderna, dove ormai i messaggi, come ben sappiamo, sono istantanei. Quindi abbiamo una lettura della messaggistica istantanea e quando vediamo che magari una persona non ci risponde tendiamo ad alterarci, eccetera. Ed è proprio, diciamo, il tema chiedeva proprio una tesi, un'antitesi e una conclusione, quindi un tema argomentativo.
La tua traccia invece qual era? La stessa, mi sono trovato molto bene. Niente, questo. Ve le aspettavate nelle ore immediatamente precedenti? Insomma, si fanno tante ipotesi, poi puntualmente vengono disattese. Sì, io mi aspettavo altri temi, però comunque sono stato in grado di cavarmela e tutto ok. Ora ci si concentra anche già sulla seconda prova, no? Che è quella di domani, poi specifica per ogni singolo istituto. Sì, domani abbiamo la prova, noi specificatamente abbiamo la prova di diritto ed economia e siamo un po' in ansia perché non ho fatto previsioni su questa prova, diciamo.